Buonasera. Con il programma che va in onda tra poco, Rete 4 vi invita a dedicare un'ora del vostro tempo ad approfondire, a conoscere meglio un argomento che ricorre spesso in queste settimane, il tema della riforma delle istituzioni. La nona legislatura è appena cominciata e il Presidente del Consiglio incaricato sta lavorando alla formazione di un governo che affronti e risolva i problemi del Paese. Ma già si sa, per esplicita ammissione dello stesso onorevole Craxi, che quello delle riforme istituzionali sarà uno dei temi centrali da portare all'attenzione del nuovo Parlamento. Di che si tratta? Che cos'è che non funziona nelle istituzioni di questa Repubblica a meno di 40 anni dalla sua nascita? Che cos'è che va corretto con maggiore urgenza? Un grande giornalista che voi tutti conoscete ed amate, Enzo Biagi, ne discute con i due più autorevoli interlocutori che un argomento del genere potesse trovare, il Presidente del Senato Francesco Cossiga e il Presidente della Camera Nilde Iotti. Buonasera. Nilde Iotti, comunista, è Presidente della Camera dei Deputati da 4 anni, figlia di un ferroviere di Reggio Emilia licenziato nel 1925 per non aver aderito al fascismo. Laureata in lettere e nel Partito Comunista Italiano dalla fine della guerra, ha fatto parte della Costituente ed è deputato dalla prima legislatura della Repubblica. È stata la presidenza dell'Unione Donne Italiane ed è stata la prima donna ad occupare un posto ai vertici delle istituzioni. Francesco Cossiga, 55 anni, democristiano, presidente del Senato. È stato ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione e ministro degli interni, per 2 volte presidente del Consiglio. È entrato in Parlamento nel 1958, prima aveva svolto attività politica in Sardegna, dove è nato. È laureato in legge, sa 3 lingue, sposato con 2 figli, è parente del segretario del PC Berlinguer. C'è chi dice che uno di voi due è di troppo, non come persone si intende, mi spiego. Che uno dei due palazzi, Madama e Montecitorio, potrebbe essere chiuso senza un grave danno per le istituzioni. Che ne pensa, onorevole Iotti? Ma questo è un discorso aperto nel nostro Paese già da parecchio tempo. Nella passata legislatura la discussione si è molto sviluppata. Vi è chi sostiene il monocameralismo, per esempio il mio partito sostiene il monocameralismo. Devo dire però che per il momento il Partito Comunista è isolato su questa questione. Invece credo che abbia molto più seguito la posizione che tende non a ridurre a una sola Camera, ma a dare compiti diversi alle due Camere. Devo dire che io sono nettamente schierata su questa posizione di dare compiti diversi alle due Camere. E lei, senatore Cossiga, cosa ne dice? La mia posizione coincide esattamente con quella della Presidente Iotti, e non per l'omaggio che devo alla Presidente Iotti, che per tanti anni è stata mia Presidente, essendo io senatore di nuova nomina. Io credo anzitutto che in un paese come l'Italia, così ricco di pluralismo, di sociale, economico, così variamente strutturato politicamente, una sola Camera non esprimerebbe compiutamente la volontà del corpo elettorale. Io credo che noi dobbiamo avere 2 Camere anche per poter avere la riserva di un potere di correzione nei confronti di quello che opera la seconda Camera. Ritengo che le 2 Camere debbano essere paritarie, ma con una distinzione di funzioni. Certamente non è utile al Paese quel bicameralismo perfetto e paritario che è stato introdotto, ritengo quasi per errore, dal Costituente. Penso ad una Camera dei Deputati privilegiata nella iniziativa e nella trattazione dei problemi economici e dei problemi finanziari, in quanto anche numericamente più rappresentativa del corpo elettorale. Posso pensare a un Senato privilegiato rispetto alla funzione di controllo o al dibattito delle questioni di politica estera. Ogni altra idea
relativa alla differenziazione delle Camere che non sia quella di una differenziazione di funzioni secondo uno schema razionale, ci introdurrebbe in un discorso molto più vasto su una struttura diversa dello Stato. È il caso di chi parla del Senato come Camera delle Regioni, ciò che implicherebbe naturalmente un ridisegnare assolutamente il potere costituzionale dello Stato, facendo delle regioni dei soggetti politici che partecipano alla formazione dell'indirizzo politico nazionale, cosa che oggi non è. Io quindi credo nel bicameralismo, ma in un bicameralismo che sia comprensibile alla gente, che si trovi cioè di fronte a due Camere, la cui ragione di essere sta nella diversità delle funzioni e nella diversità della espressione generale del corpo elettorale. Onorevole Iotti, che cosa l'ha spinta verso la politica? Ma io ho avuto molte volte occasione di dire che mi ha spinto verso la politica le vicende della mia generazione, una generazione che aveva 20 anni quando il fascismo ha portato l'Italia in guerra e che ha vissuto tutta la tragedia della guerra e del nostro paese nella guerra. Per me è stato traumatico e quindi decisivo poi per la scelta il fatto di trovarci in un paese come quello dell'estate del 1943, sono 40 anni esatti, in cui l'Italia era divisa in due, occupata al sud dagli eserciti alleati, al nord dai tedeschi, senza neppure più un'identità, o perlomeno col rischio di non avere più un'identità, senza speranza, senza avvenire. E devo dire che a me è parso, come penso a tanta gente della mia generazione, che noi che avevamo 20 anni dovevamo lottare, per questo abbiamo anche seguito, anche diciamo ideologicamente, chi per primo ci ha detto di lottare, perché non si dovesse mai più ripetere nel nostro paese un fatto di questo genere, perché il nostro paese tornasse libero e indipendente. Questa è stata la ragione fondamentale della mia scelta della politica. Senatore Cossiga, che cosa significa far carriera in politica? Che prezzo bisogna essere disposti a pagare? Ritengo che non sia porsi bene di fronte all'impegno politico l'idea di far carriera. Non perché sia talmente ingenuo non comprendere che nell'animo umano risiede anche una misura di ambizione che quando contenuta da un giudizio sereno sulle proprie capacità, sui propri meriti e sui propri limiti può essere anche una molla per accettare impegni che altrimenti non si accetterebbero. Vede, molti cittadini ritengono che gli onori che talvolta capitano agli uomini politici, e personalmente l'esperienza mia è che ho avuto quello che non avevo avuto mai in mente di cercare e che non ho avuto quello cui nell'angolo ristretto dell'animo in cui c'è l'ambizione aspiravo di avere. I cittadini credono che gli onori siano connessi all'esercizio della carica, siano qualche cosa che soddisfa pienamente e totalmente la nostra vita. Così non è. Gli onori sono un aspetto assolutamente secondario e per delle persone che hanno una vita semplice, d'origine semplice, come può accadere, accade sia alla signora Iotti, che per me possono essere anche un ingombro. La gente dimentica che dietro gli onori c'è invece un impegno gravoso, talvolta doloroso, e che talvolta per rimanere fedeli a se stessi e all'impegno che abbiamo scelto, che ci è stato offerto e abbiamo accettato, si pagano dei prezzi molto alti, non soltanto dei prezzi politici, anche dei prezzi di sofferenze interiori, di sofferenze morali, di sofferenze intellettuali, e si fanno pagare anche alti prezzi alla propria famiglia, tanto che talvolta ci si chiede se questi prezzi noi abbiamo il diritto di farli pagare, ma allora ci sorregge l'idea che in fondo svolgiamo, seppur tra tante critiche,
un servizio per il Paese, anche se magari non con tutto quell'impegno, con tutte quelle qualità che sarebbero necessarie. Comunque un impegno gravoso e non sempre ripagante sul piano personale. Onorevole Iotti, Montecitorio è uno degli edifici più affollati del mondo. Ci sono circa, con tutto rispetto, 600 inquilini. Quanti se, 630. Quanti se ne potrebbe mandare a casa senza che questo... Ma io ho molto insistito nel corso dei dibattiti sulla riforma delle istituzioni, sulla riduzione del numero dei parlamentari. Dico subito e con molta nettezza che a mio parere bisognerebbe ridurre a metà il numero dei parlamentari complessivi, tanto alla Camera quanto al Senato. Senatore Cossiga, lei pensa che se ci fosse questa riduzione, se avessimo meno deputati e meno senatori, avremmo anche meno democrazia? Io sono perplesso sul piano pratico, sul piano, diciamo così, di principio concordo, anche perché il nostro è uno dei corpi parlamentari più numerosi, certamente. Forse è il più numeroso, sì. Penso che sia superato solo dalla Cina, con un miliardo di abitanti. Siamo anche superati formalmente dal Regno Unito di Gran Bretagna e l'Italia del Nord, ma la seconda Camera appunto non è il Senato della Repubblica, è una Camera che funziona del tutto diversa. È ereditaria e in gran parte. Anche in quelle italiane c'è una certa ereditarietà. Ma è di natura diversa, vabbè, comunque sì. Bisogna sempre passare dal vaglio delle elezioni. Non basta essere figli di per poter essere. La mia preoccupazione è questa, che il nostro paese è un paese dove esiste un pluralismo molto ricco e molto articolato, direi molto più ricco e molto più articolato rispetto ad altri paesi, dove le ispirazioni ideali, le ispirazioni politiche, le ispirazioni anche religiose sono molto più varie e molto più variegate che negli altri paesi. Una diminuzione, sic et simpliciter, del numero degli elettori dovrebbe essere fatta garantendosi però che questa diminuzione non tocchi la rappresentanza, non dico la rappresentanza numerica, ma la rappresentanza effettiva di tutti questi valori, di tutti questi interessi, senza il concorso globale dei quali, pur nella scelta diversa che ogni parte politica può assumere, il governo, l'opposizione, secondo quelli che sono i risultati elettorali, senza un concorso di questa molteplicità di valori e di ideali, io non credo che possa essere governato in modo democratico ed efficiente il nostro Paese. Questo mi rende più timido della signora Iotti nel pronunziarmi sulla diminuzione del numero dei parlamentari. Posso aggiungere una cosa? Io credo che noi viviamo in un paese che, per fortuna, io dico, è uno dei paesi in cui la democrazia è riuscita a trovare più forme articolate. Abbiamo i consigli regionali, abbiamo naturalmente i consigli comunali, i consigli provinciali, i consigli di circoscrizione. Adesso li uslo, i consorzi. Sì. E poi abbiamo nelle scuole, giustamente, gli organi di autogoverno, adesso anche nell'esercito ci sono le rappresentanze militari che vengono elette dai soldati con tutta una particolare procedura, abbiamo nelle fabbriche i consigli di fabbrica, quindi il carattere della democrazia italiana è un carattere fortemente e giustamente articolato. In una situazione di questo genere io dico che la riduzione dei parlamentari, che sono l'organo centrale della rappresentanza, diventa necessario se vuole funzionare bene. Non avrei fatto questo discorso in assoluto nel 1948 o nel 1946, perché allora c'era la necessità di mantenere un rapporto tra eletti e elettori. Adesso questo rapporto non solo c'è, ma si articola a diversi livelli. Allora io sono profondamente convinta che per funzionare bene bisognerebbe essere in meno. Senta, c'è chi dice che il voto segreto trasforma spesso l'aula in una specie di poligono per franchi tiratori. Lei cosa ne pensa? Ma questa è un'espressione che avete trovato voi giornalisti e che ha fatto storia ormai, franchi tiratori, da molti anni. Beh, noi abbiamo dato un nome a una cosa, casomai. Storicamente una cosa ben diversa e con diverso valore morale anche, franchi tiratori. Non entro nelle valutazioni, esistono, ecco, mi pare. Sì, ma io ritengo che innanzitutto non dipende dal voto segreto.
sul voto segreto ha aperto un discorso, e secondo me è un discorso che io non voglio affrontare qui perché richiederebbe molto tempo. Però ritengo che quando nelle aule parlamentari una maggioranza che crede di essere una maggioranza diventa all'improvviso minoranza, deve porsi un problema, cioè che al suo interno vi sono gruppi o individui che non sono più d'accordo con determinate posizioni. Non credo che si possa dare la colpa a chi ha votato, anche secondo coscienza, in libertà, perché il voto segreto è un voto in libertà, assolutamente, fatto in modo assolutamente libero. Allora io credo che prima ci dovrebbe essere una fase di critica della maggioranza verso se stessa e di capire le ragioni di quei voti. Aggiungo e termino subito che nella storia parlamentare di quasi 40 anni della Repubblica Italiana franchi tiratori hanno avuto delle ripercussioni nel senso di far cadere governi o di fare cadere delle leggi 3 o 4 volte in tutto. Quindi non è un fenomeno così frequente. Ma il voto non è un rito quasi simbolico, dato che le grandi decisioni vengono prese quasi sempre tra le segreterie dei partiti? Il problema che le pone è un problema complesso che cercherò di semplificare, anche perché vi è in atto una polemica cosiddetta antipartitica che sinceramente a me preoccupa molto e che a mio avviso ha degli aspetti ingiusti e degli aspetti qualunquistici. La nostra è una democrazia la quale si articola fondamentalmente sui partiti considerati come i grandi raggruppamenti delle idee politiche. La Costituzione le riconosce in questa funzione. Tutto il problema è invece un altro, e cioè quello della distinzione, della divisione dei compiti tra le istituzioni della Repubblica e i partiti, perché la Costituzione dice che i partiti concorrono alla formazione della politica nazionale, ma noi abbiamo assistito nel nostro paese alla formazione di quello che io definisco il potere parallelo, il potere istituzionale con responsabilità e senza poteri, il potere dei partiti con i poteri senza responsabilità. Questo negli altri paesi non avviene, e nel Regno Unito chi vince le elezioni va al governo e non vi è nessuno che fa più distinzione tra capo del partito e capo dell'esecutivo. E allora lì si ha la possibilità in sede di elezione di sindacare insieme partito e governo, e il partito è reso responsabile di quanto al governo viene operato. Questa è una delle cose, credo, fondamentali alle quali si deve porre riparo. Ognuno deve fare il proprio mestiere. I partiti facciano i partiti, certamente una funzione fondamentale nella vita dello Stato, ma le istituzioni facciano quello che a loro compete, vi sia soprattutto trasparenza e corrispondenza tra potere e responsabilità. Lei crede, signora, che la gente ce l'abbia coi partiti per spirito qualunquistico, come dice il senatore, o per ragioni motivate? Lei pensa, per esempio, che tra i compiti principali ormai dei partiti ci sia anche quello di svolgere il ruolo che una volta era tipico degli uffici collocamento? No, assolutamente no. Anzi, penso che questo che lei dice, l'ufficio di collocamento, rientri in quella occupazione dello Stato con cui si è indicato una degenerazione del sistema dei partiti. La frase non appartiene né a me, né alla corrente a cui io, nel partito a cui io appartengo, appartiene a un grande italiano scomparso, Ugo La Malfa, e credo che dicesse il vero. Io credo che quello che le riforme devono muoversi, in questo condivido l'opinione del Presidente Cossiga, nel ridare alle istituzioni i poteri di cui sono investiti dalla Costituzione e riportare i partiti a quei poteri che hanno dalla Costituzione e che è di tramite tra i cittadini e lo Stato. Non di decisione all'interno della struttura statale. Per fare questo c'è bisogno in primo luogo di una riforma morale. Io non mi stupisco che
le voci dei cittadini che abbiamo ascoltato parlino molto e insistono sul fatto che chi sbaglia deve pagare. Parlino molto di abolizione dell'immunità, anche se io devo dire che era piuttosto impreciso il modo come ne parlavano. Un deputato che venga colto in flagrante viene arrestato e processato neanche senza bisogno dell'autorizzazione a procedere. Sì, bisogna trovarlo proprio mentre sta incassando. Sì, perché altrimenti c'è stato accusato. No, altrimenti c'è bisogno di un'autorizzazione a procedere pura e semplice. E le voglio ricordare che nella passata legislatura, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, sono state evase tutte le richieste, tutte le richieste di autorizzazione a procedere avanzate dalla magistratura. Quindi non c'è stata protezione di nessun parlamentare. In alcuni casi la risposta era no, ma in molti casi la risposta era stata sì. Signora, lei è molto maggiore la risposta sì che non la risposta molto no. Esattamente. E naturalmente ci sono anche dei casi in cui si chiede l'autorizzazione a procedere perché il deputato ha fatto un comizio non autorizzato. Anche questo è un reato secondo la legge italiana. Ci sono invece dei casi molto più gravi. Dobbiamo ascoltare un po' di pubblicità adesso, poi le vostre ragioni. Signora, poco prima delle elezioni i magistrati di una città hanno detto che un deputato si era reso colpevole di traffici, di contrabbando con alcuni signori che portavano in Italia delle sigarette in maniera piuttosto irregolare. Non è successo niente, questo signore è stato ripresentato in lista ed è stato eletto. Ora io non penso che la magistratura abbia sempre necessariamente ragione, penso però che qualche ragione ci sia quando si arriva a dire delle cose di questo genere. Lei è da 37 anni una rappresentante del popolo in Parlamento, è mai stata testimone in diretta anche di baratti fra i vari partiti, io assolvo il vostro e voi assolvete il nostro, non le risulta che questo sia mai accaduto? Io non sono mai stata testimone di fatti. Ho detto indirettamente. Neppure indirettamente, forse lei dovrebbe citarmi il caso per vedere se la mia memoria si risveglia, o i casi. Io credo che ce ne sia stato più di uno di persone che non sono andati davanti alla magistratura quando tutta l'opinione pubblica diceva questo qui, almeno per i documenti che erano prodotti, per quello che si era pubblicato, era evidente che erano signori responsabili, almeno che avrebbero dovuto essere giudicati, e ce li siamo visti fuori. Abbiamo avuto perfino un deputato democristiano di Padova che teorizzava l'idea che i soldi presi per il partito doveva esserci una specie di amnistia, erano legittimi. Tutte queste cose poi hanno influito, senatore, nella opinione della gente, per cui quando ce l'hanno coi partiti, non è che ce l'hanno coi partiti perché non vogliono la democrazia, non vogliono che la democrazia sia usata in una certa maniera, non le pare? Certamente che i cittadini vogliano che la democrazia sia usata in una certa maniera, questo è assolutamente comprensibile, e qui sta anche la responsabilità della classe politica, cui dianzi accennavamo sia io che la Presidente Iotti, e cioè che questo non è un paese che si governa, questo è un errore in cui talvolta si crede, solo con le buone leggi e solo col perfetto funzionamento delle istituzioni centrali. Questo è un paese che conosce una democrazia articolata quale altri paesi non conoscono. La responsabilità del governo di questo paese ricade certamente sul governo che è stato chiamato dalla Presidente della Camera il volano del Parlamento in un senso proprio ed esatto e con un'espressione felice, se lei mi consente, anche da un punto di vista costituzionale. Ma questo è un paese che, come tutti sanno, è governato con poteri talvolta più incisivi dalle regioni, dagli enti locali, dalle molteplici articolazioni con le quali noi di questo paese abbiamo fatto un grande paese democratico. I cittadini debbono sapere che questo paese è governato da loro e che loro, non hanno la sensazione di contare. No. L'impressione di questa gente è che quello che loro fanno non conta niente, perché nessuno li prende sul serio. Mi consenta, questo è un paese nel quale
i cittadini, i quali abbiano la coscienza e sentano l'impegno di operare nei consigli scolastici, nelle unità sanitarie locali, nei consorzi, nei comuni, nelle regioni, hanno una possibilità di contare nella vita reale del Paese molto di più che non il singolo parlamentare e il singolo senatore. Questa è una democrazia così ampia che o la si governa con la coscienza civile di tutti i cittadini, ma nessun cittadino può ritenere che questa democrazia possa essere governata col vecchio, antico concetto di delega, che era molto comodo perché spogliava il cittadino della responsabilità diretta e faceva ricadere spesso più il male, anche il bene, su una categoria ristretta di cittadini. Questa è certamente una grande democrazia. Ecco perché il problema è un problema morale, è un problema di morale civile, è un problema di ingegneria, e non un problema di ingegneria costituzionale. Senza risvegliare la coscienza dei cittadini alla partecipazione vera, che è fatta di proposta, che è fatta anche di critica, ma che è fatta anche di impegno, ognuno al proprio livello, questo Paese democraticamente e in modo efficiente non si governa. Mi scusi, Presidente, questo è un grande paese democratico dove non c'è una carica di un ente pubblico che abbia un qualche peso che non sia segnata a seconda di tessere e di equilibri che sono poi teoricamente equilibri politici. In realtà, se vi guardate attorno, non esiste industria di Stato, ente pubblico, dove non sia, da anni non si svolga questa specie di fiera. Allora lei mi dice che cosa entra il cittadino in queste risoluzioni che sono completamente al di fuori di lui, cioè a parità di valore fra uno targato, diciamo così, sì, e un altro che corre per conto suo, quello che non ha lo sponsor non arriva di sicuro al traguardo. Mi dica se è vero o no, ditemi se è vero o no. Ma io credo su questa questione, che questa delle nomine nelle cariche degli enti pubblici, enti economici, nel complesso di queste istituzioni certamente il problema esiste, e io sono del parere che debba sempre essere posta in primo piano la competenza specifica. Avviene questo adesso? Dico senz'altro di no, e ritengo che questa è una delle questioni più scottanti di quella che viene chiamata giustamente la questione morale. Se lei mi consente, per entrare in questo discorso sulla moralità pubblica, io sono d'accordo, è il punto più dolente della democrazia italiana, la questione morale, voglio dire. Ecco, se lei che adesso però è diventato il rigore, perché ogni tanto c'è una moda delle parole. Insomma, il rigore è una cosa diversa, secondo me, dalla questione morale. Se vuole, il rigore può anche essere inteso come comprendente la questione morale, ma rigore si intende un'altra cosa, si intende il rigore nell'economia, sì, perché ogni tanto andiamo andati appunto. No, io dico una cosa diversa. Quando abbiamo parlato prima di compiti differenziati fra le due camere, io ritengo che una delle camere debba fare le leggi e l'altra camera debba esercitare il controllo. Dico il controllo con la C maiuscola, perché sono convinta che in un paese di avanzata industrializzazione come l'Italia, un paese moderno, i controlli sono l'espressione più necessaria e delicata della democrazia. Noi andiamo avanti ancora col sistema ottocentesco dell'interrogazione, dell'interpellanza, della commissione d'inchiesta, e ci fermiamo lì. Io ritengo che proprio perché esistono le cose che lei diceva e che dicevano anche i cittadini precedentemente, bisogna avere un sistema che preveda a livello istituzionale un intervento di controllo sull'attività del governo e della pubblica amministrazione, che a mio avviso è uno dei mezzi fondamentali per fare chiarezza, per rendere lo Stato trasparente, per vivere in una casa di vetro, come giustamente viene richiesto. Lei è stato prima deputato, poi senatore. Delle due Camere, quale funziona meglio? No, lei mi fa una domanda un po' imbarazzante, che mi mette in imbarazzo. Ecco. E alla quale rispondo che io credo, da deputato che sono stato, che le due Camere funzionino
egualmente bene. E voglio richiamare la sua attenzione che tra l'altro io sono stato senatore soltanto un'ora e un quarto e che quindi anche se volessi dargli un giudizio come senatore non sarei in grado di darlo. Secondo lei può dare un giudizio più meditato, penso. Sì, anche se io non ho mai fatto parte del Senato. Però per io dire un che giudizio... un uomo è marzo non occorre essere una gallina, diceva il protagonista di una vecchia commedia. E io un giudizio lo do. Io non dico che... Funzionano benissimo? No, non do... No. Dio ne guardi dal fare affermazioni di questo genere. Nessuno dico che il Senato... Affermare. No, lei ha detto che funzionano bene? No. Facciamo io... che lei potesse dire... entrambe. Ecco, ha detto una cosa un po' diversa. Sì. Io dico che il Senato funziona con meno difficoltà, cioè lavora con meno difficoltà. E la ragione è una, è 315 più i senatori di diritto, 321 o 22. Le maggiori difficoltà vengono fuori alla Camera, non solo da diversi regolamenti, poi dico anche un'altra ragione, vengono fuori in primo luogo dal fatto che siamo 630 deputati. E dirigere e far partecipare alla discussione 630 parlamentari è molto più difficile che dirigere e far partecipare alla discussione 320 parlamentari. Sveltiamo la discussione. Ecco, sveltiamo la discussione. Io sono d'accordo con lei, però ci sono anche delle altre ragioni e bisogna tenerle presenti. A differenza del Senato, alla Camera sono presenti formazioni politiche, proprio perché la Camera è fatta di 630, concorrono a formarla anche gruppi minori, per esempio i radicali nella passata legislatura, il BDUP nella passata legislatura. Adesso sono presenti nella Camera Democrazia Proletaria, un gruppo del BDUP, ancora i radicali, cioè sono quei piccoli gruppi che però all'interno di un'assemblea contano molto, nel senso che rendono assai più articolato il dibattito e più difficile da far funzionare l'assemblea. Altra pubblicità.